Un percorso di educazione civica diventato tradizionale appuntamento di primavera. Grande partecipazione per la 10ª edizione della mostra Ambiente e Territorio alla Scuola dell'Infanzia di Lunata. Il progetto, portato avanti dall'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia, ogni anno punta a sensibilizzare gli alunni sui temi della sostenibilità e dell'ambiente, tematiche proposte che affrontano la conoscenza e la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e culturale e spaziano fino ad affrontare temi importanti come la salute. Ogni classe ha presentato un progetto. La mostra ha visto alta affluenza di tutta la comunità scolastica, alunni, alunne, docenti, personale ATA e familiari, con la partecipazione da quest'anno degli asili Nido Grillo Parlante, Cosimo Isola e Galli. Il progetto, salutato anche dall'assessore Davide Del Carlo, è stato seguito dalla referente Simona Pera e dal dirigente Nicola Preziuso. Questa è la mostra di Ambiente e Territorio dell'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia. Dopo gli anni della pandemia, finalmente abbiamo ripreso questo bellissimo momento di condivisione con gli alunni, le famiglie e tutti quelli che hanno partecipato. Quest'anno in più abbiamo avuto la partecipazione del Nido, no? Del Nido Grillo Parlante, del Nido Cosima Isola.